è la Domenica dei Ravanelli e questo è il frutto della terra di cui ci occupiamo questa settimana col professor Rocco De Prisco del CNR. Ravanello che deriva da una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle crucifere, originaria dell'Asia, diffusasi poi in Europa, in particolare nelle aree del nord. Quelli più comuni hanno piccole dimensioni, sono tondi e di colore rosso, ma esistono ravanelli anche in altre varietà con forme di carota, di colore diverso come bianco, nero, giallo e addirittura grigio. Qualche curiosità. Nell'antica Grecia si usava dire una parolaccia, anzi un'offesa, a base di ravanello, ovvero sei come un ravanello, praticamente l'antenato del nostro testa di rapa. I romani utilizzavano i ravanelli per favorire il sonno e nella tradizione erboristica tedesca invece il ravanello ha costituito il rimedio migliore contro l'insonnia. Ravanelli che sono stati inseriti anche nel progetto della NASA per produrre verdure fresche in orbita. Ma c'è anche un altro tipo di ravanello, quello che viene definito mostro giapponese. Il nome ufficiale di questo particolare ravanello è il Daikon Sakurajima, coltivato sull'isola di Sakujima in Giappone secoli fa. Ha una lunghezza impressionante, il più grande pesava addirittura 32 kg ed era oltre un metro di circonferenza. Sembrava praticamente un pitone. A quanto pare, da studi effettuati, il ravanello Monster produce molto ossido nitrico, rappresentando un grande vantaggio contro il rischio cardiovascolare e contro le forme di demenza. 100 grammi di ravanello valgono 16 kcal, hanno un basso indice glicemico e sono ricche di minerali e vitamine. I benefici per chi consuma ravanelli sono buoni per fegato e stomaco, rinforzano il sistema immunitario, aiutano il processo digestivo e contribuiscono all'aumento della produzione di urina e anche alla perdita di peso. Migliorano la salute cardiovascolare, abbassano la pressione sanguigna, sono utili per il contrasto alla cellulite e per la salute dei reni, del fegato e della cistifellea. Consigli per l'acquisto. Meglio scegliere i ravanelli quando sono piccoli e sodi, di colore ancora non sbiadito, possono essere conservati anche per una settimana in frigo dopo averli lavati e asciugati per bene. Sono ideali per le insalate.